fa un attimino un riassunto toccando i macro argomenti che avete appunto discusso insieme. E nulla, so che appunto l'intera giornata è dedicata alla sanità lombarda. Volevo sapere in cosa volete principalmente migliorare. Questa è una importante occasione di bilancio di un percorso durato 5 anni, in cui Regione Lombardia ha avuto il coraggio di affrontare uno dei grandi nodi della sanità in generale, cioè quella della sostenibilità e dell'appropriatezza del sistema, e in particolar modo in una regione che ha una grande eccellenza ospedaliere nella gestione del paziente acuto, in quello che è un po' il tallone d'Achille dell'Italia e dell'Europa, cioè il paziente cronico, che fino ad oggi non è stato gestito in maniera appropriata. Abbiamo fatto un grande momento di ascolto con un libro bianco, cioè dei bisogni e delle proposte della società civile e delle associazioni di categoria. Abbiamo fatto una legge che contiene dei principi fondamentali, come quella di unire ospedale al territorio, di passare dalla cura al prendersi cura, e negli ultimi 20 mesi abbiamo dato attuazione a questi principi, costruendo il modello di presa in carico del paziente cronico, che è un modello che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita del paziente cronico attraverso una reale presa in carico e quindi l'azzeramento delle liste d'attesa, perché è il gestore, che è un medico, il medico in medicina generale, una struttura ospedaliera o sociosanitaria, che si occuperà di tutti questi bisogni di carattere organizzativo, quindi prenoterà e organizzerà tutte le visite e poi anche accompagnerà costantemente il paziente attraverso il contatto dei famosi case manager, cioè infermieri che la regione, per cui la regione stanzia delle risorse importanti, e attraverso tutti gli strumenti dell'innovazione che l'innovazione tecnologica mette a disposizione, quindi della telemedicina e del telemonitoraggio. Ecco, assessore, invece la Fialza nei giorni scorsi ha elencato alcune criticità che devono evidentemente essere risolte. Una di queste è la condizione che si genera soprattutto di sera in alcuni ospedali di Milano, dove il personale medico e paramedico è insufficiente rispetto ai moltissimi codici bianchi che si presentano, per cui quando poi ci sono 4 o 5 codici rossi, essendoci un medico e 3 infermieri, non tutti i codici rossi possono essere immediatamente curati. Come pensate di intervenire nella prossima legislatura per incrementare, se ritenete che debba essere fatto, il personale medico e paramedico? Il problema della carenza del personale è un problema importantissimo, che è legato da un lato al sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale. Sono troppo poche le risorse che vengono destinate, il 6.3% del PIL, quando la media europea è l'8.5%, quindi questo è evidente, ma dall'altro abbiamo anche dei limiti imposti da legge nazionale all'assunzione del personale, quindi all'utilizzo delle risorse che oggi ci vengono messe a disposizione per incrementare le assunzioni, quindi un grande paradosso, un grosso problema, leggi nazionali che ricadono in maniera orizzontale su tutto il paese, fatte per ridurre gli sprechi in quelle regioni che finora sono state commissariate o con i bilanci in rosso, ma che stanno pregiudicando e mettendo a dura prova anche il sistema lombardo. La strada è quella dell'autonomia, il referendum ci ha portato a un tavolo con il governo nazionale che ci ha portato a condividere un testo che da questo punto di vista è una grande conquista, perché dà piena autonomia e flessibilità alla Regione Lombardia sulle assunzioni, quindi sull'utilizzo dei fondi, sul modello organizzativo e gestionale della sanità, sull'utilizzo degli specializzandi. È chiaro che, definito l'accordo con il governo, deve essere ratificato dal prossimo Parlamento, che sarà un passaggio importante, ma noi oggi non possiamo fare più di quello che facciamo. Il problema c'è, lo condividiamo, siamo vicini ai sindacati, ai lavoratori, ma la colpa, la responsabilità non è di Regione Lombardia, ma è della finora incapacità del governo nazionale di riconoscere la virtuosità della nostra regione, di metterci nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro. Grazie.